e poi chiude il nostro vicepresidente Di Carlo. Buonasera a tutti, dalle istituzioni a tutti i singoli soci simpatizzati qui e online. Giusto per ricordare che fino a domani c'è una mostra Maya ad Arsie, organizzata dai tour, diciamo. E come sono arrivati Maya ad Arsie? È che io sono andato a studiare a Siena, ho fatto parte del 14 anni dell'associazionismo Erasmus Student Network. Da questo associazionismo abbiamo aperto la nostra agenzia di viaggi e con l'agenzia di viaggi con la tesi sono andato in Messico e sono entrato in contatto con la cultura Maya dei discendenti di adesso. E quindi con i viaggi per andare con la tesi e con l'obiettivo di mantenere viva la memoria di mia nonna, che quando è nata e quando è morta mi ha detto fai carità, ho deciso di aiutare questa cultura perché la vedo molto simile alla nostra, dove c'è l'importanza della parola, l'onestà, la solidarietà, la riconoscenza, il lavoro collettivo, insomma cose che purtroppo nella cultura di adesso abbiamo perso, ma che invece sono proprio la base dei berunesi nel mondo. E oltre a ricordare anche la memoria di mia nonna, ricordo anche la memoria di Cesare D'Alfredo, che è nato come me il 7 marzo del 72 a Feltre, però morto di cancro, che però prima di morire ha scritto un libro, Amici Alberi, che è un lavoro della sua vita, perché è un'enciclopedia in cui ci insegna a riconoscere gli alberi dalle foglie e dalla corteccia e ci dice anche le proprietà terapeutiche e anche che cosa servono i suoi legni. E questo si abbina molto alla cultura Maya nella dualità, nell'armonia con la madre terra, insomma. E quindi questo messaggio di spiritualità che dobbiamo portare, insomma, perché stiamo vivendo in un mondo che confonde il prezzo con il valore. Il prezzo con il valore, dove converte la gente e i paesi in merci. C'è veramente da fare un grandissimo cambio, un cambio di coscienza, come dicono i Maya. Infatti la parola Maya si dice Chulel, che è proprio questa coscienza. Un saluto e un grazie, un complimenti, e sì, c'è da impegnarsi anche che per l'unesi del mondo faccia anche qualcosa, non sempre obbedire agli ordini che arrivano dall'alto, ma organizziamoci e facciamoci sentire una forma di resistenza. Io sono il primo a disposizione sempre, sto dedicando questo alla mia vita. Grazie a Marco. Allora, Renato De Fanti, vicepresidente vicario della BM.